Siamo col vicepresidente della Sansevierinese Antonio Del Franco, ci spieghi un po' i fatti accaduti ad Angri. Allora, prima di tutto vi ringraziamo per darci questa possibilità di spiegare bene i fatti realmente accaduti nella gara di sabato scorso ad Angri, anzi domenica, chiedo scusa, in quanto vabbè, per la procedura ci sarà la giustizia sportiva che deciderà il da farsi, ma più che altro questa intervista per chiarire bene, in quanto sembra che siamo passati da parte realmente lesa alla parte di aggressore. Questo sinceramente più di tutto non ci sta bene, perché in realtà non abbiamo colpe e siamo stati anche accusati di atti non proprio veritieri. Ma la situazione è questa: la gara è stata una gara normalissima e bellissima fino alla fine del primo tempo, con il risultato di 1-0 in vantaggio per la nostra squadra, quindi la Sansevierinese. Era anche una bellissima giornata di sport, in quanto erano presenti al campo tante persone. Credo che fra la nostra tifoseria e la loro erano più di 700 persone, quindi una bellissima giornata di sport rovinata poi per i fatti accaduti. Alla fine del primo tempo un nostro tesserato under, quindi un ragazzino, si va a riscaldare per poter poi subentrare nella seconda parte della gara. E purtroppo, perché io condanno questo gesto, lui ha un suo bisogno personale di andare in bagno e pensa purtroppo di farlo in campo. Ci tengo a precisare che l'ha fatto in un angolo del campo totalmente alla parte totalmente opposta dal settore dei loro tifosi dell'Angri, e soprattutto purtroppo non se ne è reso conto, c'era un murales, oserei dire abbastanza scambiato, dove tutto era reso anche molto difficile dalla luce del sole che rifletteva vicino, quindi non si riusciva a vedere bene e c'era raffigurato a loro dire il loro santo patrono. Quindi loro hanno visto questo atto come una mancanza di rispetto verso il loro santo patrono, ma la realtà non è questa, perché la realtà è che il ragazzo ha sicuramente fatto un gesto che non va fatto in un campo di gara, ma per una questione di educazione nei confronti delle persone presenti. Ma da qui a dire che il ragazzo o che la Sansevierinese abbia fatto questo gesto per oltraggiare il santo patrono mi sembra sinceramente ridicolo, e la vedo come una possibilità di nascondere questa cosa, la verità dei fatti con questa cosa. Comunque la partita quindi non si gioca più a calcio, la partita viene interrotta per almeno 10 minuti perché c'è un'invasione di campo dai parti dei tifosi dell'Angri, c'è un continuo lancio di oggetti in campo e il ragazzo che è stato accusato di questo gesto viene anche colpito da alcuni detriti di una bottiglia di vetro. Viene poi dopo a fine gara portato in ospedale, c'è anche il referto. L'arbitro non era presente in campo, era negli spogliatoi, perché appunto, ripeto, è successa nel lasso di tempo tra la fine e l'inizio dalla fine del primo tempo e l'inizio del secondo. L'arbitro non era in campo e quindi è stato poi refertato dall'arbitro. Se volete poi vi posso leggere anche quello che ha scritto il giudice sportivo sul comunicato settimanale. Non so, l'arbitro ha scritto queste cose non essendo presente, da chi gli sono state riferite. La realtà dei fatti è che purtroppo i nostri ragazzi si sono intimoriti da questo continuo getto di oggetti e da queste invasioni, poi noi giocando siamo addirittura andati sul 2-0, però oramai i ragazzi erano impauriti e hanno comunque lasciato vita facile all'Angri, che poi diciamo anche giustamente ha ribaltato i risultati e ha vinto per 3-2. Ripeto, la nostra intervista di oggi vuole chiarire solamente i fatti, non vuole assolutamente mettere voce sulla giustizia sportiva che è già in essere, che sta andando avanti, era solo per chiarire questi fatti. Fra l'altro ci tengo a ringraziare i carabinieri della stazione locale che ci hanno difeso sia durante le invasioni sia a fine gara, ci hanno scortato, perché veramente era una situazione abbastanza pericolosa. Questo era quanto e ripeto, vi ringrazio per questo chiarimento.